Bene a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Allora, oggi andiamo a provare questa alfa pubblica di The Forest, titolo che ho seguito alcuni gameplay da quel tale Ale, il mitico Ale, e che mi è piaciuto abbastanza, nel senso, è un genere dove ci vuole il suo tempo, quindi poi ti prende un casino, quindi è anche difficile per me portare dei gameplay. Però volevo appunto farvi vedere che ho iniziato anch'io questo titolo e volevo iniziarlo insieme, ecco. Qua sotto mi fa vedere che fra 11 giorni, più o meno, sì, 11 giorni ci sarà la release della V038. Ora siamo alla V037 aggiornata l'altro giorno, quindi single player. Facciamo un nuovo gioco. Ricordo che questa è ancora un'alfa, quindi ancora tutta in inglese. Quindi io l'inglese lo mastico benino, diciamo, cioè mi arrangio a capire le cose. Certo, magari non riesco a fare un discorso complesso, però vediamo un po' appunto di iniziare questa serie insieme. Cioè serie, non farò tanti gameplay di questa serie. Eccoci qua sul nostro aeroplanino. Il bimbo che dorme. Qua abbiamo una specie di riso. Ladies and gentlemen, we are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seat belts fastened. Ok, turbulenza in arrivo. La cazzarola, ecco qua. Bene. Qualche roba che se ne va dappertutto. Bene. Fermati. Aia. Ok. Questo posto è popolato da persone stranissime. Ok. Sì, purtroppo non ho guardato in alto, quindi... Allora, adesso vediamo di prendere questo da mangiare. Noi ci prendiamo un po' di cose qua. Cos'è che c'è qua dietro? Prendiamo tutto quello che possiamo prendere, già che siamo qua nell'aereo. Tacchete. Un po' di questo, questo. Mangia questo. Ma cibo siamo pieni, acqua siamo a posto. Ma noi mangiamo comunque perché tanto... Ok, ci siamo presi una accetta. Allora, rispetto a tutti gli altri giochi del genere... Ok, ci prendiamo un po' di... Coniglio, coniglio! Stavo dicendo... Rispetto a tutti gli altri giochi del genere, diciamo che sponiamo in una situazione un po' più comoda, nel senso... Ci sono bagagli, ci sono... Abbiamo un'accetta, siamo vestiti. Non so se avete presente Rust, ma lì si nasce praticamente nudi, con una cazzo di accetta in mano. Ok, allora. Vaffanculo, pallina di merda, vattene a cagare. Bene, allora vediamo l'inventario. Ok, l'inventario abbiamo. Qua sono un po' di stracci. Qua una foglia, delle lattine, uno snack. Questo è appunto un fiore, tipo, ok. Un'accetta, un accendino, delle pillole. Una radio. Questo vabbè è il nostro zaino. E qui abbiamo praticamente...
il nostro manuale dove ci fa vedere cosa possiamo. Ok, noi praticamente ci dice che abbiamo iniziato qua. E qua abbiamo tutte le cose che possiamo costruire. Allora, io direi di costruirci una capanna, tanto per iniziare. Allora, ci saranno 14 ramoscelli e 26 foglie. Ok, 14 ramoscelli e 26 foglie. Porca miseria, che cazzo era qualcosa? Ok, lo piazziamo vicino all'aereo. Ok, aspettate due secondi che... Ah, però... Un drago di Komodo! Vieni qua! Drago! Drago! Prendilo! Prendi sto cazzo di drago! Perfetto! Abbiamo appena preso il drago. Inventario. Ok, con questo drago ci facciamo praticamente... l'armatura! Perfetto! Allora, adesso ci facciamo una bella capanna. E la facciamo vicino all'aereo. Allora io direi di fare questa capanna vicino all'aereo. Così. Così l'aereo ci protegge un po'. Ok. Bene, ci servono ancora 20 foglie e 14 ramoscelli. Allora, ok, abbiamo preso qualcosa, non so cosa. Aspettate che andiamo a farci una sciacquata, visto che ci siamo appena messi il coso di Komodo. Bene. Ah! Ecco qua, questo qua è il nostro libro della sopravvivenza. Sì. Così. Quanti ne abbiamo? Ok. Di foglie ne abbiamo, di ramoscelli che... Ah, ecco. Scusate, non l'avevo visto prima che mi aveva spawnato il ramoscello. Ok. Prendiamoci pure anche questo. Questo. Ok. Ho sentito un rumore. Non sono per niente tranquillo, ragazzi, perché io qua mi sto cagando addosso. Ok. Siamo messi bene sia col mangiare. Questa zona è fighissima perché... Abbiamo un po' tutto, quindi io direi... E questa potrebbe diventare una nostra zona. Che altro? Vediamo un po' che cosa c'è. Ho uno snack. Un non so che cos'è. E... ok. Un drago di Komodo. Stack! Che poi non penso che sia un drago di Komodo, perché i draghi di Komodo sono un po' più... La bella che, la cosa bella è che queste cose qua spariscono subito. Ah, ma perché sono pieno. Quindi me li sta ricagando fuori. Che cazzo. La! Guardate, a posto, ci saranno solo 4 di quelli. Che adesso andiamo a prenderli. E che... Ok, uno.
due. Ok, ancora uno. Va bene. Adesso torniamo di là e ci costruiamo. Ok, adesso possiamo andare qua dentro per salvare la nostra partita e per fare le nostre cose. Vabbè, adesso apriamo il nostro libro e ci costruiamo un... Vabbè, però già che ci siamo lo facciamo un po' più... un po' più grandicello il nostro... il nostro focolaio. Lo facciamo magari vicino qua, così. Vicino alla capanna. Così. Ok. Ok, cos'è che ci manca? Un po' di ramoscelli e una pietra. Allora, la pietra la prendiamo. Cos'era? Mi si è un attimo flashato fuori. Vabbè, comunque ragazzi, un'alfa ancora, quindi cioè è anche normale che ha dei problemi. Ok, allora mi saranno altri ramoscelli, quindi... Minchia che bordello qua. Ci facciamo sgamare in tempo zero dagli indigeni che ci sono su questo posto. Oh, ma scusate, non me l'ha sfonato. Eccolo qua. C'era un ragnetto. Ok. Ecco fatto. Questo perché così ci possiamo... Ah, cazzo, non abbiamo da bere. Ok. Ah, dobbiamo cercarci dell'acqua pulita. Allora, vabbè, tanto se ci allontaniamo abbiamo il segnalino, quindi andiamo a vedere se riusciamo a trovare dell'acqua. Cazzo, è flashato malissimo. Ok, non vedo più il nostro cam... Ah, ok, lì. Come cazzo fa uno a trovarselo? Ok, qua è una spiaggia.
Però se troviamo tipo... Ok, dobbiamo cercarci. Vediamo un po' cosa che abbiamo trovato qua. Ok. Ok, ci siamo messi un'altra fase di armatura. Allora qua praticamente torniamo... Ah! Ok. Ok, abbiamo bevuto e abbiamo fatto tutto. Ma che cazzo? Però, vediamo se riusciamo a fare una cosa. Accendiamo... il fuoco e con l'inventario cazzo non c'ho la carne di comodo, cazzo mi sa che non l'ho presa. Ho preso solo la pelle, no? Allora, facciamo che... No, veramente volevo spegnerlo, ma... Forse si spegne da solo. Ok, adesso facciamo un'altra cosa, iniziamo a costruirci un... Scusate, ho sbagliato. Il book e il B. Ok, iniziamo a costruirci un... uno di questi per metterci dentro... Ecco, uno di questi che sono praticamente... Per... Ecco. No, non volevo metterlo lì, porca la miseria. Ecco. Uno storage che ci servirà per metterci dentro un po' di robe. Un po' di robetta. E la mettiamo... provvisoriamente qua. Allora questo. Ok. Ok, andiamo a prenderci un po' di ramoscelli. Intanto credo che si sta facendo un po' buio, quindi non ci allontaniamo troppo da qua. Ce ne saranno 15, quindi
Eccolo qua, eccolo qua. Tacchete questo e questo. Cos'è? No, una testa. Yeah. Ok. Adesso andiamo. E visto che c'ho un po' fame, andiamo qua, riavviviamo questo e ci prendiamo un po' di questo. Lo prendiamo e lo cuciniamo un po' sul fuoco. Vediamo un po'. Perché adesso non so la tempistica, quindi è meglio che me lo tengo sotto controllo qua. Ah, è pronto? Ok, più o meno adesso so quanto ci ha messo. Ok, ce ne saranno ancora 4, però fa buio. Quindi io direi di andare a dormire e aspettare la mattina prima che ci inchiappettano questi. Quindi facciamo una cosa, che salviamo la nostra partita sullo slot numero 1 e ce ne andiamo a dormire con la Z. Tac. Che cazzo è successo? Non dirmi che l'ho distrutto, cazzo. Ma no. Aspettate. Penso di averlo distrutto l'accampamento invece di... No, si è distrutto. Ma scusate, ma me lo dice almeno. Aspettate un secondo, va, che qua mi sa che ho fatto la cazzata. Ah, cretino che sono. Me lo dice pure che è un temporaneo. Porca. Va bene. Ok. Qua ci inculano. Ho sbagliato. Non sapevo che... Cioè, non avevo letto che era temporaneo, cazzo. Non va bene, temporaneo, cazzo. Poi non si vede anche... Poi non si vede un Cristo. Non si vede un cazzo, ragazzi, qua
moriremo tantissime volte. Allora. Ecco. Però più o meno fa giorno, quindi... allora, dobbiamo trovare dell'acqua che era qua. Quindi beviamo. Poi, che cazzo era? Poi ci mangiamo. Colazione, ci facciamo colazione con uno di questi, una barrettina, ok. Ok, adesso praticamente andiamo a farci una casetta come si deve, perché questa faceva cagare il cazzo. Quindi B. E facciamo una casetta un po'. Oh. Non venire adesso, cazzo! Cazzo! Vieni qua! Vieni qua! Guarda sti stronzi! Cattivissimi! Cattivissimo! Là, tac, la gamba. Allora, iniziamo a fare i cannibali qua. Inventario, ci prendiamo una coscia. Voilà. Sì, ho ammazzato tuo fratello, vieni che ce l'ha anche per te, stronzo. Vieni qua, vieni qua. Pezzo di merda, vaffanculo, stronzo. Ma vai a cagare, va. Ti spacco il culo. Guarda qua. Mi mangio tuo fratello o tuo cugino o chi cazzo era poi. Ok. Adesso ci servono un po' di questi. Boing. Ok, adesso buttiamo giù anche questo. Ci facciamo una casetta per dormire.
perché quell'altra, Cristo. Cade! Vai a capire dove cazzo è andato quell'altro. Qua. Ok, adesso. La fortuna è che qua è pieno di piante, quindi che cazzo. Non devo neanche andare troppo lontano. Poi la spiaggia non è neanche tanto lontana. Abbastanza forza. Ok, allora vabbè, ce ne ce ne dà 4 alla volta, quindi non è male. Questo la butto giù perché mi serve. Cazzo, avevo sentito. Non è l'acqua, cazzo. Va bene, penso che l'abbiamo finita. Ok, allora questa la metto qua dentro. Cioè, sempre. Come cazzo si fa? Ah, con la C. Bene. Andiamo a prendere quell'altro che è caduto, penso, qua nell'acqua. E una è caduta qua sopra. E la metto qua dentro. Ok, direi di farne ancora 4. Questa è l'accetta. Dov'è l'accetta? Ma porca miseria. Penso di averla messa via per sbaglio. Minchia, dove cazzo sta? Ma secondo me ancora 2 ci stanno, no? Ok. Sì. Allora, la casa l'abbiamo costruita. Che così siamo vicini all'aereo e dovrebbe essere. Salviamo la partita perché non è che mi fido tanto. Ok, qua possiamo salvare e dormire. Ok. Poi vediamo un po'. Allora, abbiamo costruito la casa piccola. Questo è.
Allora, questo è standing, mi interessa. Questo è per preservare le robe. Questo è un giardino. Ok, giardino. Mettiamo magari vicino all'acqua più o meno. Oh, un altro draghetto di Komodo. Vabbè, non è un draghetto di Komodo, ma mettiamo magari qua così. Ok, cos'è che servono? Due di questi. Ok. Adesso ci costruiamo anche uno per quelli più piccoli. Per questi. Così lo mettiamo qua. Di fianco a questo. Così abbiamo anche per quelli piccoli. Così in sostanza quando non abbiamo un cazzo da fare, tipo adesso che siamo all'inizio, è un po' una rottura di balle magari, però visto che siamo all'inizio. Cazzarola, dove cazzo è andato? Ok, visto che siamo all'inizio, stavo dicendo, preferisco... Attacchete! Abbiamo la cena. Qua, diciamo così. Allora, così. So. Appena riusciamo a trovare un tipo una pentola. Va bene, adesso iniziamo a fare un po' di materiali che ci serviranno per qua. E così. Questo. A volte sento dei rumori strani come dei passi. È vero che magari sono solo i conigli, eh. Però... Dove cazzo è andato? Porca troia! Poi ci faremo inculare, io lo so. Io direi di farci cosa cazzo è? Ah, il tetto. Vabbè, questo qua sono per i cosi. Però io volevo costruirmi anche uno di questi qua da mettere tipo qua vicino casetta qua.
Quanti? Ah, 18. Ok, 18 di quelli piccoli, sì. Però prima andiamo a prenderci questo. Questo. E questo, che è rimasto praticamente. Quello, ragazzi, è per far... Però non so se ci sta, cazzo. No, non ci sta. Quello è per far essiccare la roba che prendiamo da mangiare. Non abbiamo più. Quando comincio a buttare fuori roba non abbiamo più spazio. Io cretino me lo dimentico sempre. Eeeh, dove vai valigia? Aspetta, magari qua ci metto qualcosa. Boing. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Questo 7 Ok, ce ne mancano ancora 5. Uno. Due. Tre. Cazzo, dove è andato? A volte me li perde, boh. Qui c'è un altro draghetto. Ok, ci siamo. Sì, siamo un po' stanchi, credo. Low energy. Sì, dobbiamo mangiare qualcosa. Sai cosa faccio? Mi piglio una di questa che mi dà una botta di energia. Poi, facciamo una cosa. Prendiamo l'inventario, ci prendiamo questo. E lo... mettiamo lì. Inventario. Qui. Inventario. Ok, ci appendiamo le nostre zampe. Sì, lo so, è abbastanza cannibalismo, però ragazzi, io... qua bisogna sopravvivere, quindi fanculo. Ok, accendiamo il nostro fuoco. Per questa volta ci prendiamo un drago di Komodo, che non so come cazzo si fa prendere così. Come lo prendo adesso? Aspettate.
Oh cazzo, lo stavo per distruggere. Come? Come cazzo lo prendo? Boh, a meno che ci vuole il tempo di essiccazione, forse. Ma che cazzo mi mangio se questo qua... Ok, appena quello è pronto, andiamo a dormire. Oddio, c'è un vento della Madonna. No, ma ha spento il fuoco, porca la puttana. Però è pronto? Ok, quindi adesso facciamo una dormitina, se riesco a capire come cazzo. Ah, ok. Va bene. Allora, adesso ci facciamo una salvata. Che così almeno non mandiamo a puttane tutto il lavoro fatto. E adesso andiamo fuori a goderci la giornata. Ecco, cazzo, io c'ho già fame. Quindi, facciamo così. Ma come faccio a prendere questi qua, cazzarola? Cioè, non ho capito io. Ah, con la E. Però... con la E non funziona. Cioè, non so se devono avere un tempo... Vabbè, ci mangiamo... no, che cazzo è questo? Ok, allora, ci beviamo l'acqua che fa schifo. Poi mica, ma questi passeggeri tutti impasticcati stanno. La barretta. Vabbè, apriamo un po' di valigie, vediamo se riusciamo a trovare un'altra barretta.
che ogni tanto troviamo in giro dei rametti, noi li prendiamo. Merda. Non so come si fanno a prendere quelli che si mettono ad essiccare. Boh, magari ci vuole un po' più di tempo ora che... Ok. Ok, questo video starà diventando lunghissimo, non lo so io. Credo che, boh. Vabbè, io direi di andare ad esplorare un po' la zona. Ok, aspettate che qua... Mi sono preso un po' di... Aspettate che lì c'è qualcosa. Ma io mica avevo... Ah. Poi di armatura. Andiamo a vedere cosa c'è lì. Ma questi potrebbero servirci per... Questa è una specie di villaggio. Via! Gli abbiamo rubato la pentola, via! No! È comodo perché... Adesso che abbiamo la pentola, possiamo farci bollire l'acqua. E questo è figo perché facendoci bollire l'acqua evitiamo di morire, cioè di avvelenarci quando beviamo. E adesso andiamo qua. Però non so come cazzo funziona. Forse la devo prendere dall'inventario. No. Ok, ma come cazzo... equip L. Ma così beviamo dall'acqua, cazzo. Mi sa che devo abbassare un po' la qualità perché ogni tanto flash fuori malissimo quando ci sono questi. Oh, vai a fanculo. Capito? A fanculo. Oh cazzo, bastardo, figlio di puttana. Vieni qua. Vieni qua, stronzo.
Ok, se n'è andato. Come cazzo? Allora, 1, 2, 3, 4. Allora, io non so come cazzo si fa. Questo c'ho sempre fame. Ah, ma questi sono essiccati così, figo. Allora, ups. Comunque io non so come cazzo funziona il coso della pentola. Perché qua c'è scritto per usare per bollire l'acqua. Adesso è vuota, ma come? Boh. Ah, ma cos'è? Devo andare qua dentro? Così. Ok, adesso è piena. È stranissimo comunque, perché qua ci sono le batterie per la radio, presumo, o per una futura pila, però non so come fare a equipaggiare questo. Mi dice solo di far così e però non è equipaggiato. Vabbè, vediamo che cazzo di altro possiamo costruire. Ah, questo è per... Sì, vabbè, mi serve una roba di tartaruga. Ok, qua ci sono le trappole. Ah, questo è per il crafting. Ah, questo è per le rocce, perfetto. Facciamo anche questo, già che ci siamo, lo mettiamo qua. Lo mettiamo qua vicino al
a quello per sì. Ok. Quanto me ne saranno? 8. Ok. Bene. Così raccogliamo un po' di pietre che non so, magari ci possono servire per qualche cazzo di ragione. Almeno abbiamo dei dispenser. Tac. Così. Qua lo mettiamo ad essiccare. Ecco. No! E questo invece me lo metto su. Ok. E questo anche. Penso che non era buono. Ma incredibile, non riesco a capire come cazzo si equipaggia sta pentola. Cioè non è possibile, ma scusate, ma... fa rumore come se... Ok ragazzi, facciamo una bellissima cosa, va? Questo gameplay è durato tantissimo, non ho neanche messo il timer, vabbè. Facciamo che ci vediamo con il prossimo video di The Forest. Prossimamente ci saranno anche dei video dove giocherò in coop con altri amici, quindi ci sarà un casino assurdo. Quindi ci vediamo alla prossima volta, ciao a tutti da GeneticDNA.